benvenuti alla 12ª puntata di Gala Sport Review, i titoli. Il trofeo Gala Sport è alla sua 7ª giornata, ancora poco e avremo i primi verdetti per i playoff. Ultima settimana aperta di iscrizioni per la Summer Cup 2012, ultimi posti disponibili. Continuate a seguirci su www.galasport.it con il meraviglioso mondo galasportivo e i commenti dei nostri collaboratori. Al ritorno da Cesenatico abbiamo i nuovi campioni regionali, il Bruzzano Team. Gala Sport sta cercando te per i suoi nuovi promo per la stagione successiva. Scrivici a info. E così anche la 6ª giornata del trofeo Gala Sport va in archivio e per l'ennesima volta sono qui a raccontarvi che si sono verificate delle sorprese e che non sarà niente deciso fino all'ultima giornata della stagione regolare. Andiamo a vedere in Serie A. I Porci della Notte stravolgono 7-0 con Excalcium, mentre i Donkey pareggiano i Don con gli Stronzi per 5-5. Brienza Ceramica Spelletta finisce 1-1, mentre la Fuori Team liquida il Locomotive Champagne per con 4-2. Settebello Comancia finisce 3-3 nel posticipo del venerdì, per una classifica che vede a Fuori Team in fuga a 15 punti, Ceramica e Tronzi 13 punti, Brienza Porci Comancia a 7, Connex Locomotive a 5, Settebello in gran recupero a 5 punti, chiude una Maidoma Donkey con 4 punti. Passiamo alla Serie B. In Serie B, Capi di Bomba batte Cocobongo per 2-0. Le Panche alla prima vittoria contro Scoppiati per 4-2. La Vietta vince fuori casa contro Scipicchia per 5-4, sempre più primi. Mentre il Recreativo deve cedere il passo ai Gunners in uno scontro al vertice per 4-3. Anche la classifica della Serie B è rimasta molto compatta, con Vietta e Mini Fuga sempre a 15 punti, Capi di Bomba 14, Gunners 13, Cocobongo 10, Recreativo 9, Acipicchia e Panche 4, Scoppiati inchiodati a 0 punti, ma niente ancora deciso per gli accoppiamenti di questo girone particolare. Passiamo all'Over 30. Nell'Over 30, Habitat vince 4-2 contro Playlife. Verecond vince 7-2 contro Real Plaza, Ristorante Giopegnas con lo stesso risultato liquida Stack. Terzo tempo si vede sconfitta per 5-0 contro Flamengo, mentre Dai ed Attacco Sirti per un contrattempo sarà da recuperare. La classifica parla chiaro, Playlife Giopegnas a 15 punti insieme ad Habitat, segue Verecond a 12 punti, Sirti prova a tenere il passo con Dai ed Attacco con una gara da recuperare, Flamengo rimane a 7 punti, Stack 6, Real Plaza terzo tempo, chiudono la classifica a 0 punti. Grazie Giovanni e ben ritrovati amici galasportivi a quella che è la 5ª puntata della nostra rubrica dei top e dei flop. Rubrica che per questa settimana vede portare agli allori un trio composto per primi da Porci della Notte, una squadra che era finita nelle settimane scorse tra i flop, non la riconoscevamo, invece è tornata a occupare il posto che si merita in quella che è la volata playoff e non contenta è andata ad imporsi per ben 7-0 contro Connex Calcio. Troviamo poi Coccia, il bomber di Vietta che grazie alla sua tripletta personale non solo lo proietta al terzo posto della classifica marcatori, ma lancia anche la sua squadra in quella che è il momentaneo primo posto della classifica in attesa dell'ultima gara del girone. E l'ultimo posto a disposizione per i top di questa settimana è occupato invece da Habitat, che nel girone over 30 ha fatto il vero colpaccio della settimana imponendosi 4-2 su Playlife, una cosa per nulla scontata visto il potenziale che tutti conosciamo di Playlife. Diamo ora invece un occhio ai flop, coloro che rimandiamo quantomeno alla prossima settimana in cui non vedremo il primo inserito che è Daniel Fichera, un'espulsione che sicuramente non viene gradito né da noi né dai suoi compagni di squadra. Inseriamo poi il Recreativo, che era partito fortissimo quest'anno e che da due gare invece si è smarrito e sta perdendo anche il treno dell'alta classifica, andando a finire nella seconda metà della classifica stessa del suo girone.
E inseriamo un po' maliziosamente per una volta anche Playlife, una squadra che, come già detto, ci abitua a grandi, grandissimi risultati, questa volta che esce con le ossa un po' rotte per la magnifica prestazione di Habitat, ci sentiamo di inserirla proprio tra i flop, nonostante non abbia ancora perso il primato in classifica, dividendolo peraltro con altre due squadre, Habitat stesso e il ristorante Joe Peñas. E per questa settimana è tutto, arrivederci, alla prossima. Alessandro Ferro, dopo il 5-5 con i Donkey, scotta un po', eh? Beh, scotta per quanto abbiamo fatto in precedenza, scotta per aver preso gol all'ultimo minuto. E il problema grosso è stato Federico Rizza e Picchio De Sisti, assolutamente. No, è andata così, un complimento ai Donkey, noi un po' forse sottotono. Avevate un po' sottovalutato il fanalino di coda? No, sottovalutato, sì, Federico Rizza dalle quinte mi dice sì, abbiamo sottovalutato i Donkey e niente, l'abbiamo presa in saccoccia, come per dirla con un eufemismo. Serve d'esperienza. Ci servirà d'esperienza, dicono. All'ultimo sembrava che ce l'aveste fatta a strappare un risultato inatteso, sinceramente. Beh, sarebbe inatteso per te, cioè, nel senso, no, no, dal corso della partita, dal corso della partita. Prostituzione intellettuale, sappilo, eh. Ma sarebbe stato giusto? Per il corso della partita. La nostra. Federico, cosa dici? Romano. Rizza dice di no. Federico Rizza dice di no, io come suo fan. Di vecchio corso, sì, sono d'accordo con lui, non sarebbe stato giusto, assolutamente. Vi complica la classifica oppure è un incidente di percorso? In realtà comunque un incidente di percorso, siamo sicuramente tra le squadre che punteranno a vincere tutto. Cioè, Rizza abbiamo... da dietro cosa suggerisce? Rizza è nudo in questo momento. Okay. Insomma, le squadre davanti a noi sono forti e noi ci proveremo fino alla fine. Perfetto, grazie. Aspetta, mi scusi. Vorrei fare un'inquadratura sulla mise del nostro campione. E beh, vorrei chiudere così. Essere pronti, solo su Galo Sportivo. Bravi e belli, direi. Anch'io, sono d'accordo. Ciao. Ciao. Carlo Panzeri, Donkey, 5-5, bicchiere mezzo pieno, mezzo vuoto? Assolutamente mezzo vuoto, perché abbiamo fatto una grande partita, loro... Già il pronostico erano più forti, un po' più giovani, più freschi, però li abbiamo tenuti e l'episodio finale del gol annullato su un fallo di mano inesistente, la loro ripartenza senza aspettare, facendo gol di rapina, ci ha portato in crisi e siamo riusciti a recuperare all'ultimo. Quindi grande partita, grandi ragazzi, dovevamo vincerla, però è meglio il pareggio che la sconfitta. Prima di entrare in campo però avreste firmato per un pareggio? Sì, assolutamente sì, perché ripeto, noi siamo al primo anno in Serie A, le squadre le stiamo conoscendo, questo è il primo risultato utile che facciamo, quindi il pronostico era sempre sfavorevole, per cui grande risultato e siamo molto felici. Senti, sinceramente uno su tutti, il vostro numero 7, senza di lui avreste fatto comunque questo risultato oppure avreste sofferto molto di più? No, vabbè, Raul ha fatto una grande partita, però credo che oggi con i cambi nessuno ha giocato meglio o peggio degli altri. Sembra retorica dire che siamo tutti uguali. Ovvio che senza uno dei nove che c'era oggi non avremmo fatto risultato. Quello è sicuro, perché tutti ci hanno messo l'anima e bene o male gol, passaggi, li abbiamo fatti tutti. Poi Raul è molto bravo, quindi lo sappiamo, no? Robertino, la nostra punta. Grazie. Grazie a voi, alla sport. Ciao. Daniele Prina dei Coco Bongo. Ciao Daniele, tutto bene? Sì, ciao, tutto bene. Senti, la vostra squadra effettua un grande ritorno nelle leghe di Galasport. Siete soddisfatti della posizione in classifica, migliorata rispetto alle precedenti edizioni? Sì, dai, quest'anno più o meno sta andando abbastanza bene. Potevamo fare qualcosina meglio, però siamo abbastanza soddisfatti. L'importante è comunque fare qualcosa di bene nei playoff. Sì, a proposito, ormai siamo abbastanza agli sgoccioli con quel che riguarda il girone.
L'ultima partita, secondo te, ha un significato maggiore rispetto alle altre o sono tutte uguali? Ma probabilmente per quanto riguarda proprio noi come squadra, l'ultima partita non ha un gran significato perché probabilmente noi arriveremo quarti o quinti proprio contro il Recreativo, che dovrebbe essere l'altra quarta o quinta. Per cui il playoff, andando a giocare la quarta contro la quinta, diciamo che non cambia niente ai fini della classifica, però poi se ci potrebbe essere qualche sorpresa che potrebbe cambiare la classifica, ma il 90%, da quello che ho visto, dovremmo ritrovare il Recreativo anche nei playoff. Certo, infatti, per chi non lo sa, quella contro il Recreativo, che è la partita che state preparando, sarà alla fine uno scontro diretto. Proprio su questo volevo farti una domanda. Volevo sapere se in questa fase, quindi se alla fine, secondo te conviene incontrare una squadra poi che faccia da scontro diretto, o se sarebbe stato meglio giocare contro chi invece cerca punti pesanti, quindi punti salvezza, oppure in lotta per il primato del girone. Ma alla fine ai nostri livelli non penso che ci siano squadre che facciano conti o debbano vincere o perdere per forza. Si gioca sempre per vincere, quindi ogni partita è a sé, poi il risultato è una conseguenza degli episodi. Ti ringrazio, Daniele, e alla prossima volta. Grazie mille a voi. Ciao. Pio Loco Roberto di Habitat, lo intervistiamo dopo che la sua squadra è riuscita a compiere l'impresa della settimana. Ciao Roberto, felice? Sì, molto grazie. Senti, siete esordienti in questo campionato, la forza e la competenza sul campo di Play Life, i vostri avversari scorsi, la conosciamo. Voi, dobbiamo essere sinceri, ci avete molto sorpresi, vogliamo sapere se vi siete sorpresi anche voi stessi di questo risultato. Ma allora, sicuramente abbiamo cercato di preparare la partita a livello motivazionale nella maniera giusta, e tanti hanno confermato che forse siamo riusciti a fare un buon lavoro. Siamo contenti di come ha giocato la squadra e anche dei risultati in campo, nel senso che abbiamo veramente giocato contro una squadra forte e quindi giocando in terza forza e vincendo la vittoria acquista ancora più valore. Sono stati bravi, come dicevo prima, fortunati, ci avevano parlato, forse conoscendo già la squadra, qualcuno ci aveva già preparato che avevano dei buonissimi giocatori, e noi naturalmente sulla base di quello abbiamo cercato di impostare la nostra squadra, la nostra formazione nella maniera più corretta possibile. Siamo contenti del risultato. Senti, Guglielmo Vulcano, il bomber di Play Life, questa volta si è fermato tra virgolette solo a una doppietta, però siamo abituati a vederlo sfondare le aree e le reti avversarie. Come l'avete fermato? O arginato quantomeno? Allora, arginato non sia la parola giusta, perché hai detto bene, ragazzo molto bravo, soprattutto in metri, in destra e sinistra, era abbastanza indifferente. L'abbiamo arginato con una marcatura parecchio stile, quindi ho sacrificato uno degli uomini per giocare in marcatura, uno che fortunatamente per noi ha le stesse caratteristiche fisiche, quindi rapido, veloce nei primi metri, e siamo riusciti ad arginarla in maniera sufficiente, e quindi lo facciamo poi un buon gioco con un difensore a sostegno a raddoppio, gli esterni che erano in grado di rientrare sui loro esterni molto veloci e molto bravi, e quindi insomma è stato difficile, ma ce l'abbiamo fatta. Ho giocato a giorni con un uomo di marcatura e è andata bene, ecco. Buona equipa di fortuna, come sempre. Grazie Roberto e buona giornata. Alla prossima. Antonio Sestito, Play Life. Ciao Antonio, tutto bene? Ciao, sì, tutto bene, dai. Siamo qui. Senti, sinceramente per te,
vale di più, valgono di più gli scontri diretti o la differenza reti? Ma io credo che valgano di più gli scontri diretti. Sincero, perché sai perché ti faccio questa domanda? Perché siete appaiati contro Habitat, contro cui avete perso, e in questo momento voi state davanti per una differenza reti. Secondo te vi hanno battuto per un loro talento o per la capacità di riuscire a sorprendervi? Ma devo essere sincero, sono veramente una bella squadra, sono molto più giovani di noi e la differenza di velocità in campo si è notata e ci hanno messo in difficoltà proprio su questo, nella velocità dei movimenti dei giocatori e anche della palla. Andiamo un attimo nello spogliatoio, a fine gara che cosa hai detto ai tuoi? Ho detto semplicemente che si può anche perdere qualche volta, di non demoralizzarsi, che comunque l'avversario è stato superiore, che la vittoria è stata meritata, anche se noi abbiamo avuto i nostri problemi, insomma li abbiamo aiutati. Sì, consola anche sapere che ogni tanto Play Life perde, perché siamo abituati a vederlo dominare nel girone. A questo punto sbilanciati, alla fine chi la spunta, voi o Habitat? Vedendo il calendario, insomma le giornate che mancano, potrebbe spuntare l'Habitat in testa alla classifica. Vedendo gli avversari che dobbiamo incontrare noi e loro hanno, diciamo, una partita un po' più facile della nostra, e le altre due sono equivalenti più o meno, quindi potremmo arrivare secondi. Spero di no. La prendiamo anche come scaramanzia. Sì, può essere, sì. Va bene, ti ringrazio, grazie Antonio e buona fine campionato. Grazie. Ciao. È arrivata nel tardo pomeriggio di ieri la fantastica notizia della vittoria del Bruzzano Team alle finali regionali di Cesenatico, dove finalmente Galasport riesce a mettere la propria bandierina in cima a tutte le altre, in una finale emozionante disputata contro la formazione bresciana, che nelle semifinali si era imposta a rigori contro una selezione bergamasca. I nostri ragazzi hanno avuto la meglio per tutto il torneo, anche le altre formazioni non si sono comportate male, Play Life si è confidata entusiasta di questa prima esperienza, la formazione Galasport ha chiuso con due sconfitte, la formazione dei Nasty Boys con altrettante sconfitte. Come si sa, in queste finali regionali il livello è veramente molto alto. Ora vediamo i nostri ragazzi dove riusciranno a portarci per quelle che saranno le finali nazionali. Io vi ricordo, prima di salutarvi, che su info@galasport.it potete avere tutte le informazioni per la Summer Cup, che questa settimana chiuderà le proprie iscrizioni. Vi ricordo il casting, anche lì scriveteci una mail per essere protagonisti del nuovo spot per la stagione prossima. Un saluto e un ringraziamento da Giovanni Cirrottola.